316 milioni di euro che pioveranno sull'Abruzzo fino al 2013 con una media annuale di oltre 45 milioni. Sono risorse del piano operativo del Fondo Sociale Europeo con l'obiettivo primario di aumentare la competitività regionale e l'occupazione, in special modo giovanile, in un grave periodo di crisi come l'attuale. In questo momento il tema dell'occupazione è centrale e su quello vogliamo spingere molto, dando la possibilità appunto ai giovani di avere delle competenze che possano farli stare sul mercato, possano farli essere appetibili per le imprese che a loro volta poi possono migliorare inserendo tratti di innovazione con persone che possano appunto aiutare le imprese sotto questo aspetto. In passato la Comunità Europea veniva considerata quasi un nemico dagli operatori economici. Basti ricordare la questione delle quote latte. Secondo l'assessore Gatti, invece, si apre un ciclo nuovo per il binomio Abruzzo-Europa di fondamentale importanza. È un binomio che deve e può funzionare meglio rispetto al passato, non deve più accadere quello che tante volte è accaduto, cioè che abbiamo rimandato indietro risorse a Bruxelles. Dobbiamo saperle spenderle, dobbiamo spenderle meglio che in passato. Ovviamente per ottenere quale risultato? Quello di avere un tessuto economico e sociale più moderno, che dia più possibilità ai nostri giovani, che riesca a dare spunti di innovazione alle imprese.